siamo ragazzi? Prova, 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 eccoci qua. Un attimo. Siamo. Prova, prova, prova. Ok. Ragazzi, intanto vi do il benvenuto, sono Mighty Mouse. Siamo qua a Satisfactory. Mi viene di Satisfaction, vabbè, uguale. E è un gioco che è uscito ultimamente, ancora credo che addirittura in alfa, quindi siamo un accesso anticipato, però credo che sia addirittura ancora in alfa questo gioco, quindi, e c'è già l'italiano, ragazzi, c'è già l'italiano. Se noi andiamo in opzioni e andiamo in gameplay, guardate lingua, ce ne sono un botto, fortunatamente anche l'italiano. Poi magari non sarà tradotto integralmente in italiano, però insomma a me è arrivato con la lingua italiana, quindi ci sarà anche per voi. E voglio ringraziare un botto gli sviluppatori che me l'hanno mandato, perché non era affatto scontato che me lo mandassero, anzi io pensavo che avevo detto, ma poi che mi calcolano a me. Quindi voglio ringraziare soprattutto la Coffee Stain Publishing, che anzi la Coffee Stain Studios, che sono gli sviluppatori, e quindi li ringrazio veramente tanto. Io direi di fare una nuova partita. Possiamo scegliere campi erbosi, avevo letto lebrosi, poi deserto roccioso e bosco settentrionale. Vedete che questo è praticamente il titolo, questo è in italiano, questo è in inglese e questo è in italiano il titolo, quindi non è totalmente tradotto, però anche fosse un 80% andrebbe benissimo. Possiamo inserire il nome, io l'avevo già provicchiato, ma i propri primi 5 minuti, quindi la sessione possiamo mettere friendly only, quindi praticamente gli amici su Epic Game, perché questo è un gioco che è sulla piattaforma di Epic Game, non è Steam. E quindi per il momento la facciamo privata, poi magari la modifichiamo. E quindi possiamo scegliere tra questi tre biomi. Io direi che per il momento iniziamo con quello classico. Poi vi ricordo, ragazzi, che la live è dal lunedì al sabato alle 5:30 su Twitch, quindi accorrete i numerosi. E poi il giorno dopo, quindi domani, la live di oggi andrà su YouTube alle 2, perché al momento non posso fare le live, diciamo, contemporanea. Poi ci arriverò. Quindi per il momento facciamo così, ragazzi, e partiamo. Quindi questo, ragazzi, dovrebbe essere un gioco abbastanza di farming, ovviamente, un factorio in prima persona. Factorio, se l'avete giocato e vi piace, sicuramente vi piace anche questo. Magari se siete incerti un po' per il discorso alfa, accesso anticipato, magari aspettate un pochino. Però secondo me questo è già un alfa con i contro rispetto a tanti altri giochi, che è già graficamente spettacolare, ragazzi, spero non lag. Panico silenzioso. Attention pioneer. The following instructional video is a summary of your impending duties as an exoplanetary pioneer for Fixit Incorporated. Fixit pioneers have three cyclical assigned pillars of work to ultimately accomplish project assembly. Use provided blueprints to build the necessary buildings. Chart the planet and gather resources to provide desired results and improve your infrastructure. Make sure to report any unusual discoveries to R&D for analysis. Expand your factories, outposts, and pipelines through automation and augmentation. That's it. Get to work and be effective. Grazie. Warning, planetfall imminent. Grazie. Please remain seated during full procedure. Atmospheric entry in 5. Oh, no. 3, 2, 1. Aiuto! Non mi piace sto gioco! Vabbè, basta. Anzi, graficamente
bello. Ripeto, spero che non lagghia. Se lagghia, abbasseremo le impostazioni. Exploration suit is at 100%. Remember, efficiency first. Godspeed. Allora, graficamente. Welcome to Planet Massage 2 ABB, your designated sector in the binary star system of Akija. I am Ada, also known as Artificial Directory and Assistant, tasked to support pioneers, such as you, in their mission. You are the third of your sector to survive planetfall. Congratulations. Grazie. Altro? Posso dire qualcosa anch'io? Note. Objective-based introduction initialized. Welcome to onboarding. No. Posso dire qualcosa? Posso? First objective. Please dismantle the drop pod. The resulting materials will be repurposed to construct a habitat and utility base, from now on referred to as the hub. Posso dire qualcosa? Note. Fix it incorporated as cost-effective and efficient. We... Posso dire qualcosa adesso? Ma... Allora, ragazzi. Graficamente è spettacolare. Io non pensavo. A me piace un botto. Ora, non so se sono io che mi sono rincoglionito, ma... Cioè... Graficamente è roba spettacolo, secondo me. Poi ricorda che è sempre un alfa, eh? Quindi già un alfa a questo livello, ragazzi. Ne ho visti pochi. Noi intanto andiamo alla ricerca disperata di tutto. Noce, this consumable possesses minor healing properties. Further analysis required to establish object scanner identification. Ha lievi proprietà curative. Ma cibo. Allora, noi raccogliamo. Initial scans reveal coloring properties in the flower petals. Further analysis required. Dopo, signorina, aspetti un attimo. Allora, con lei noi raccogliamo un po' di tutto: foglie, legnami, petali. Queste sono. This consumable possesses minor healing properties. Further analysis required to establish object scanner identification. Lievi proprietà curative, sì. Ok, perché sono tipo bacche, more, rosse, legno. Ok, legname 6. Legno 9. 12. Io ho sentito un ululato però. E lì c'è una bestia. Allora, non andiamo subito nei casini, a... stiamo nel nostro. Chi è? Ecco che palle. Cioè questo qua. Guarda. Questo qua era un piballe incredibile. Ma perso? Speriamo, eh. Allora io sto nel mio, se però mi lasciano fare quello che devo fare, eh. Quindi io devo andare alla base, che per ora è questa, con la F. Chi è? Ancora! Noi ce la scatoliamo, la base ce la portiamo. Io no, second questo. Objective. Please ensure you have your Fixit Incorporated Xeno Zapper equipped before leaving the drop zone. Note, according to Fixit regulations, every pioneer should have access to a means of defense against extraterrestrial threats. Se me la dai l'arma. Eccola qua. Fulmine alieni. Noi ce la mettiamo.
Ed è questa. Comunque ragazzi, vedo che è un Third objective. Ah, ora scappa. Please familiarize yourself with the resource gathering and find considered essential in preparation for all future objectives. Quanto cacchio esiste? Ce n'è un altro. Io sono praticamente morto. E magna. Ciao cuore. Allora, ragazzi, vedo che lagga un pochino. A me in gioco non lagga, però vedo che nello streaming lagga un pochino. Quindi vediamo anche quando si muore cosa succede. Si rinasce, però perdiamo tutto. Allora, riabbasso un pochino. Vediamo un po', riabbassare un pochino il video. Siamo in ultra. Mettiamo un po' così. Schermo intero, ci siamo già, schermo intero. Proviamo un po' così. Che non dovrebbe cambiare di tanto. E magari applicato, già applicato? Ah, devo ripartire? No, non era quello che volevo fare. Allora, vediamo un po'. Opzioni, vediamo un po' se li ha presi. Sì, non so se devo ristartare la partita proprio, non credo. Quindi praticamente lui a regola ci dovrebbe aver lasciato lo zaino. Però solitamente in questi giochi te lo lascia la prima volta, cioè l'ultima volta che muore, quindi siamo morti due volte. Boh, vediamo, Ma dove andiamo, scusi? Lassù, no? Come facevamo ad essere lassù? Ma quindi ho perso tutto, ho perso... Penso il taser più che altro. Questo cos'è? Legname, anche questo, la palma. Erbe. Questo ci serve come combustibile più che altro. Le erbe, il fogliame. Il legno, credo pure, sì. Farà tutto un... Scusa, a me non ero qua, perché mi dici che ero qua? Ero salito sopra? Comunque un goccino lagga anche a me, eh. Penso che sia anche un discorso di... proprio di gioco. Che palle però, ragazzi. Fate fare le mie cose, eh. Aio! Cioè, ma vabbè, ma mi spawn a random, scusate. Ecco perché sono lontano. Quindi quando si muore ti lascia, praticamente perdi tutto, ti lascia lo zaino, però ti respawn a random. Quindi io potrei essere tipo anche a 20.000 km. Oh. Rieccolo. Ero qua. Tutto, prendi tutto e scappa. Poi ce ne sono rompipalle, ma se io me ne vado, no? Ma a te cosa ti interessa del che faccio io dopo? Prendiamo le noci. Mezzo punto ci dà, mamma mia. Speriamo un pelino di più. Le more? Che cacchio sono? Bacche. Un punto.
Ok, quindi meglio le bacche. Forse cominciamo, a fare qualcosa. Vorrei cominciare a fare qualcosa. Guarda, quello se ne sta andando. Quindi io direi di mettere la base. A me qua non mi sembra di vedere grandi cose, però. Vorrei mettere la base in un punto dove io posso uno sta tranquillo, ma anche avere un po' di risorse. Perché qui mi sembra che non si sta né tranquilli né ci siano grandi risorse. Non è vero. Ma scusa, c'ho lo scanner. Allora, lo scanner me lo dà a 230 metri. Quindi noi facciamo la base vicino alle risorse, almeno le prime. Poi più là vedremo. Ciao a tutti. Ciao per tutte. Piante, cose, qua pia tutto. Non ti sta a preoccupare. Allora, le risorse sono là. E forse c'è anche un bello spiazzale. Che è questo qua. Ok, quindi la base secondo me qui ci dice. E forse qua non c'è nemmeno nessuno che ci rompe i pal. Forse. Speriamo, eh. Allora, per mettere la base, io faccio il tab. Componenti per la base. No, non posso mettermi niente in mano. Quindi forse devo prendere del materiale prima di fare la base, molto probabilmente. Questo che è questo. Che pare che c'è nessun errore. Questo è un altro, l'aghettone. Ok, questo con tre colpi è morto. Ci ha dato raccogliere carapace alieno. Studying the remains of this creature might shed light on how to defend yourself in the future. I recommend an app. E come lo raccolgo? Ah, quella è. Fourth objective, build the hub. Note, to complete this objective, the resources salvaged from the drop pod will be consumed. Caution, ensure the hub is built on spacious open terrain close to the presence of iron sources. Failure to do so will likely result in non-optimal progress. Facciamo così. Proviamo solamente questi due. Vediamo un po', Ok. Allora, noi l'abbiamo preso un po' di, quanto ce n'è andato? 40. Quindi adesso vedete che ci dà sul in basso a destra con la Q. Noi possiamo fare la base. Si va nelle opzioni, che la prima è anche abbastanza grande per roteare la rotellina del mouse. Io la metterei qua. Basta una. Congratulations, you have unlocked hub feature manual craft bench, hub feature hub terminal. Fifth objective. Allora, seleziona il livello. Note, the lo vedo anch'io questa. Generator. Ma mi sta laghecchiando anche il gioco comunque. Sta laghecchiando anche il gioco. Prendiamo un po'.
Certo, ciao Ale, come va? Come la va? Allora, vediamo un po'. Ma non so se è un discorso di impostazioni. Vediamo un po'. La metto al minimo perché sono partito che non è che laggava tanto. In realtà me l'ha fatto mentre... No, però così non si può vedere, scusate. È veramente brutto. Tutto quello che vuoi, però... non si può. Vediamo così. È così accettabile. Allora, vediamo se lagga così. Tutto è che ricominciate a fare i giardini come sempre. Eh sì, ora si va nella primavera, quindi il lavoro fortunatamente aumenta, eh. Allora ragazzi, abbiamo fatto questa base. Vediamo cosa ci dice. Noi possiamo, questo è praticamente il workbench, noi possiamo fare dal ferro grezzo a lingotto di ferro. Tenendo pigiato ne basta uno, quindi siamo 1-1 fondamentalmente come costo-beneficio. È fattore 3D, sì. Allora, distanza visiva non so quanto dipende dal discorso grafico al discorso che sia anche in alfa, forse anche quello. Allora, praticamente noi abbiamo fatto questo, poi dal lingotto di ferro possiamo passare alla lamiera in ferro, però ce ne vogliono due. Quindi già qua ti si dimezza la produzione. Ne facciamo 10. E poi dal lingotto di ferro si può fare... Anzi, sì, dalla lamiera di ferro si può fare la barra di ferro. Quindi diciamo che ci sono... Facciamo tutto così. Barra di ferro 6, ne facciamo... Quanti ce n'ho di questi? 17? No, in realtà non vuole la lamiera, ma vuole il lingotto. Ok, quindi bisogna prendere altro ferro. Noi abbiamo il nostro scannerino. 30 metri, sì, vabbè, questo, io questo l'avrei preso. Lasciate qua. Ma vedo che laga comunque, ragazzi. Abbiamo ripreso 41 di minerale. Vediamo un po'. Noi facciamo tutti i lingotti. Come al solito si parte manuali, come in tutti i giochi. Poi penso che diventa tutto automatico piano piano. E ne facciamo 20. Ok, poi noi da qua possiamo sbloccare i vari livelli, da quello che ho capito io. Livello 0, livello 1, e ci sbloccherebbe tutta questa roba qui per 10 barre di ferro. Quindi noi li mettiamo qua. Si sviluppa. C'è anche il deposito. E adesso... Congratulations. Ok.
Congratulations. You have unlocked hub feature biomass generator. Hub feature personal storage. Okay. Scanner feature copper. New equipment, buildings, and blueprints, which can be found in the workshop. Manca ancora parecchio. Sto vedendo Alessandro, però ho abbassato, non so da cosa potrebbe. Sixth objective. When built, build menu dipendere. And craft bench respectively. Network quality. Hub upgrade construction. Note. Build. Connect buildings to a generator such as for the power. Smelter require a blueprint to be set. Advice. Lo sync non c'è, ma anche l'audio però, smelting process and use portable miners for. Che è abbastanza strano. Allora, va bene, intanto io vado avanti un po', eh. Poi se lagga troppo cambiamo. Allora, io direi che possiamo fare. Adesso abbiamo fatto questa cosa qua. Adesso noi qui c'è lo sviluppo 2. Lo sviluppo 2 però vuole il rame, vuole la barra di ferro 10 e vuole, ci manca il rame praticamente, perché poi vuole le lamiere di ferro. E con il livello 2 possiamo fare più due slot per l'inventario, il costruttore, il traliccio della rete elettrica, la biomassa, il calcestruzzo, lo scanner update, la lamiera di ferro rinforzata, viti. Però noi adesso io mi vorrei occupare del livello 1, perché qua possiamo fare il banco da lavoro, l'officina, la fonderia, il cavo, la trivella portatile, il fulmine alieni che ce l'abbiamo già, l'ingotto di rame, il filo, il cavo e lo scanner update minerale di rame. E questi due sono importanti. Già sbloccato, però se io li volessi fare nella costruzione. Allora, un cavo, ok, però servirà il rame, e banco da lavoro e l'officina, questi sono nuovi, e la fonderia, quindi il banco da lavoro ce lo mettiamo magari qua, ok, poi l'officina per fabbricare manualmente attrezzature ti permette di fabbricare una vasta gamma di componenti diversi, quindi ma scusate, non è la stessa cosa di questo? È uguale, ma quindi c'era già. Ho fatto doppio l'officina, allora no, allora non dovevo fare l'officina, non dovevo fare questo. Allora, per smantellarlo, se io una cosa non lo voglio più, che ho sbagliato con la F e mi ridà le risorse. Diciamo che mi sono fregato da solo. Allora, perché questo praticamente c'era già. Allora, l'officina non ci abbiamo, giusto? Se lei ecco, si mette qua. Materiali insufficienti per farne un altro. Ok, allora qui cosa possiamo fare? La trivella e il fulmine alieno. Noi ci serve la trivella, però per la trivella vuole il rame, il filo di rame. Trentero nalfa è un po' caro, se era 10 euro lo prendevo subito. Sì, infatti lagga anche l'audio della tizia che parla, sì, è vero. 30 euro comunque, sì, è un po' caruccio, fosse stato 20, sì.
Infatti, se non mi sbaglio, lag anche il sonoro. Non vorrei dire una cavolata. No, forse no. O forse sì. Se mi sa che lag anche il sonoro, ragazzi. Ma penso non... Non so gli altri se li lagga, penso sia colpa mia forse. Allora. Io vorrei capire una cosa. Allora, con questo ci manca il filo di rame. Quindi noi, con lo scanner... Ah, minerale di rame. ...470 metri. E 368 rame sempre. Allora, vediamo se correndo lag, eh. Vediamo un po'. Ma sì, comunque lag, ragazzi. No, scannerizziamo ancora. Rame. Chi è? Porca. Dov'è? Ma è morto. Sì, comunque qualche colpettino di lag lo dà anche a me. Tanto via tutto. Avidamente. Sto guardando se... Ragazzi, se lagga troppo cambiamo, eh. ...120, mazza, un po' lontanino, eh. O ne ho scelto io uno lontano. Vedi che è tornata la musica? Intanto va, viene. Guarda, guarda, guarda dov'era. Qui c'è anche una grotta, eh. E che palle! Un'altra volta! Vai, questo è morto. Ce n'è un altro, mi sa, eh. No. Anche l'immagine della calma è ritratta con la voce, cazzo ragazzi, è un disastro. Questo è un discorso forse di linea internet. Fatemi fare uno speed test veloce. E a questo punto... controllare una cosa. Mm.
andiamo avanti. Aie. Almeno abbiamo preso il rame qua. Che abbiamo preso? E questo? Mazza, se sembra un pistacchio a vedere da qua. Allora, io vorrei fare lo spirit test. Perché mi mettete 20.000 pubblicità? Mazza, non trovo più quello dove lo facevo io sempre, che era rapido. Non ti rompiva le balle. No, l'ho trovato. Allora, quello è roccia. Adesso sta laggando anche a me, ragazzi. Ma già visto da qua questo, però. C'ho 15 di ping, 45 di download e 10 di upload. Quindi potrebbe anche andare bene. Ok ragazzi, andiamo avanti un peletto e poi cambiamo, dai, perché se lagga troppo. Allora, la base è laggiù, ok, qui graficamente è spettacolare, eh. Il 2 che cosa fa? Questo per mettere il cavo elettrico. Ho capito. Altre risorse? No. E comunque vedo dall'aria che sta là. Il gioco non mi sta laggando per il momento. Ogni tanto c'ho qualche botte di lag, però vedo che in gioco. Cioè vedo sul canale che sta laggando parecchio. E non sto neanche correndo, ragazzi. E se corro non si muove più. Allora, intanto io vorrei fare sto fil di ferro. Filo. Per fare il fil di ferro vuole il lingotto di rame. Mi serve uno. Li facciamo tutti, no? Tanto credo che il lingotto di rame sia quello basico che va trasformato per forza. Il filo ne vuole uno. Ma ne faccio già 60. Mazza come va veloce. Poi noi qua possiamo. Ah, ci manca anche il cavo. Non l'avevo visto. Il cavo vuole due fili di rame. Ne facciamo 10. Quindi adesso possiamo fare la trivella. Dovrebbe fare anche due, ma preferisco uno al momento. Ed è portatile, quindi ce l'abbiamo già. Quindi
Vediamo un po' se c'è un rame vicino. Questo cos'è? Il rame? Allora ce n'è uno 126. 196. Preferirei il rame io, dato che mi sa che è un pochino più nascosto. Ah, qua. Va bene, ne mettiamo allora uno qui e poi ne facciamo un altro. Allora adesso per prenderlo manualmente, sì, spazio insufficiente. Perché spazio insufficiente? Non capisco perché l'ha messo qua. Ah, perché dice spazio insufficiente? Adesso noi il rame, il ferro già non lo raccattiamo più. Giusto? 62. Dove ce lo mette? Ce lo mette? Ce l'ha? No. Vabbè, poi si prenderà. Quindi ne facciamo un altro e lo mettiamo dove c'è il rame. A questo punto. Facciamo un altro, posso? 7 di 4, 38, 6 di 4, 38 di 8, 32 di 8. Perché non ce ne fa un altro? Non ci abbiamo tutto? Tiè, questo ce l'abbiamo. Questo ce l'abbiamo. Dici che ce ne abbiamo sempre, ma forse più di una non ne possiamo fare al momento. Possibile? Beh, ma se una sta lavorando, perché non ne posso fare un'altra? Scusa, spazio insufficiente nell'inventario. Perché cosa c'ho di così? Gli dà fastidio il taser. Ok, questo lo andiamo a mettere di là però. Allora C rame dovrebbe essere più avanti. Mi sembra che lag leggermente un po' meno in questo momento. Sì, ma poi vabbè, andrà anche a momenti, però base vedo che comunque lagghicchia. Per esempio all'inizio della live non laggava, poi vediamo, ragazzi, se dà particolarmente fastidio si fa un'altra cosa. A me non lagga quasi niente. C'è qualcuno? Allora, intanto raccogliamo questo che è puro. Spazio insufficiente, non posso. C'ho così tanta roba? Ma non credo. Questo è minerale puro, mentre quello che raccogliamo con l'estrattore è normal. Poi vedremo la differenza, non lo so sinceramente. Vedi che qua non mi dice spazio insufficiente però. Ah no, io voglio mettere questo. Ok.
Assicuriamoci che funziona. Le animazioni sono spettacolari comunque. Ok ragazzi, vi ricordo che è un alfa questo, eh. Quindi per essere un alfa già è tanto. Poi vabbè, le pietre volanti non è colpa mia ragazzi, eh. Almeno questo non è colpa mia. Vabbè, poi le pietre volanti è un classico, se non ci sono mancano. Ormai gli vogliamo bene le pietre volanti noi. Ma sto raccattando forse troppo legno. Questo. Lei? Tutto a posto? Ma ci sarà un limite di stoccaggio? Un po' come comunque come fattorio, che mi ricordo che anche lì mettevi delle trivelline, se non mi sbaglio. Cominciavi proprio piano piano. Allora, noi cominciamo a mettere un po' di roba qua dentro, perché sposta tutto. Tranne questo, questo, questo. Materiali primi, no, dai. E il taser. Il resto butta lì. Adesso io credo che potrei andare a vedere magari il livello. Allora, livello 1 ci manca la fonderia. La fonderia. Che la fonderia è questa qua. La fonderia io la metterei magari qua, che però ci manca il tubo di ferro. Allora, e ferro l'andiamo a prendere. Questi vanno comunque senza filo, senza corrente, senza niente. Allora, 100. Lui più di 100 c'è lo stoccaggio, arriva a 100 e ne prende uno al secondo. 100 comunque è tanto, uno al secondo. Quindi 1 minuto e 40. Allora, noi facciamo lingotto. Giusto? Tanto per gradire. Ne facciamo un po'. Poi la barra voleva... Ah, voleva direttamente questi. Barra ne facciamo 20, facciamo qualche altro lingotto. Ok. Poi la fonderia... Vediamo un po', la facciamo... Mazza, ma è grande però la fonderia. Entrata e uscita. Facciamo così. Io però vorrei vedere bene le distanze, perché... Questa che roba. È roba veramente enorme. Allora, qui posso fondere rame o ferro. Io per esempio dico ferro, ci metto il ferro della scavatrice e lui ci mette 2 secondi per farmi il lingottino, quindi non lo devo più fare io, però va alimentato. Andrà alimentato con questo. Noi qua cosa ci possiamo mettere? Consumo. Ah, c'è anche il tastino della pausa, spettacolo. Allora, ci si dovrebbe mettere le foglie, utilizzare principalmente come combustibile. Calcare, fabbricazione, costruire fondazioni stabili. Altre foglie, vabbè, 500 di foglie, mamma mia.
quindi se io metto le foglie qua, ci metto il ditino, mi sa che non è il caso, però non è connesso, quindi va connesso. Pausa. Ah, c'è anche l'animazione della pausa. Ah, col carrellino che entra e esce. Vabbè, spettacolo, dai. Tac. Ci potrei stare tutto il giorno. Quindi bisogna collegarlo. Per questo tallo in mano che è meglio. Bisogna collegarlo e energia cavo. Se io faccio da qua a qui è collegato e basta, giusto? Non serve altro. Quindi adesso se lo attivo funziona, trema. Oh, fa l'ingottino, fa 30 al minuto, quindi 1 ogni 2 secondi e consuma 4 mv. Questo che cos'è? Non posso salire? Che non ci metterei tanto la testolina dentro perché non vorrei mi fondesse. Quindi noi adesso abbiamo già creato il primo circuito di lavorazione, che è praticamente scavatrice manuale, cioè praticamente automatica, ma è quella non connessa a niente. Penso che questa dopo un po' si smantellerà da sola, cioè automatica. Proprio quella diciamo principale. 98, quindi volendo, se uno volesse fare automaticamente sì, cioè in contemporanea sia il ferro che il rame, ne dovrebbe fare due, cosa che al momento non faremo. Però e inquinamento, c'è il discorso inquinamento qua, no? Sarebbe figo. Va bene, poi siamo a posto. Abbiamo già 76. E mette la linea elettrica, sì Alessandro. Penso che per il momento gli basta, così. Vedo che funziona. Poi questo dovrebbe essere il primo livello fatto, quindi questo per il momento li mettiamo in saccoccia. E quindi adesso sviluppo base 2, che ci permette di fare, l'ho visto prima, il costruttore, traliccio elettrico, più due slot all'inventario, quindi più posto. La biomassa, che sarà una combinazione di foglie e qualcos'altro, calcestruzzo, viti, la mela di ferro, scanner calcare. Ci vuole 16 di 50 di rame. Ci vuole 10 di barre e va bene, più che altro il rame, quindi io direi che questo, se adesso voglio fermare la produzione, basta che lo levo, sì, poi gli dico fammi il rame a questo punto. Cosa ci manca? Il rame e poi anche la lamiera di ferro. Però la lamiera di ferro ce l'abbiamo, scusa. Lamiera o lingotto? Lamiera. Quindi io però il lingotto ce lo fa automatico, ma se dobbiamo fare la lamiera non è automatico. Mi scusino? No, che cosa ho fatto? Le voglio io, le devo da me.
Non... Ah no. Ok. E facciamo... Minchia però, quante ne vuole? Due al colpo? Va bene, ok. Poi facciamo un pochino anche di questi perché... No. 28, 29, 30. Lamiere. 40. 40, 50, ok. Poi il filo di rame ci manca. Cosa vuole? Ok, vuole il lingotto semplice, lo consumiamo tutto. Ok. Quindi facciamo il adesso lo sviluppo della base a livello 2. Ah, gliele devo appoggiare, capito? Se no, no. 50, ci avevo preso, sono abbastanza. Ok. Ah. Congratulations. You have unlocked scanner stone. New buildings and blueprints, which can be found in the build menu and craft bench respectively. Va bene, carino. Quindi adesso, da quello che ho capito, dobbiamo cercare il calcare. Lo sviluppo 3. Seventh objective. Note. Hub upgrades. Use conveyor belts to expand the power network for optimal results. Una volta. Allora. Note. Constructors are capable of constructing copious parts, of which only one type at a time. Uguale stesse dinamiche di gioco, solo che in 3D. Non so se questo gioco ci sia l'inquinamento come su Infattore. L'inquinamento. Sì, le dinamiche sono uguali, praticamente. Alessandro. Finalmente sarebbe figo, eh? Allora, palo per nastro trasportatore. Nastro trasportatore, quindi al terzo livello cominceremo a fare le prime cose automatiche. Allora, quindi io adesso posso fare col il costruttore e il traliccio. Può gestire fino a 4 collegamenti della rete elettrica. Collega, generatori, tralicci, rete elettrica, strutture. Va bene, io direi che lo possiamo fare, magari non abbiamo, ci manca la roba. Ci manca un calcestruzzo e lo faremo. Poi il costruttore non lo possiamo fare che ci manca il cavo. Però non ci ho aumentato di tante robe. Traliccio e il costruttore basta. Quindi andiamo a vedere come si fa, che non me lo ricordo. Qui ci sarebbe da andare a prendere rame. Il cavo si faceva con il rame, giustamente. Però abbiamo un bel po' di rame. Un bel po', un gocciolino. Calcestruzzo si fa con 3 calcare. Ah, bisogna andare a prendere il calcare. Le vite si fa con... la barra di ferro, quindi il calcestruzzo. Io però adesso con il radar potrei andare a vedere dov'è il calcestruzzo o no. Vediamo un po'. Sì, me l'ho aggiunto. 96 metri. Quindi qui bisognerebbe fare un'altra trivellina per avere tutto il calcestruzzo che ci pare. Ecco, io come risalgo? Perché non c'è il jackpot qua, eh? Se scendo non salgo più. No, ecco, perfetto, sono cascato, ottimo. Non saliremo mai più. Calcare. Ma in realtà è bauxite questo. Ma era questo il punto? Allora, vediamo un po'. Calcare. A bauxite non è calcare, scusa.
40 metri di qua. Vabbè, abbiamo preso anche la box here. In realtà arriva la musica. Ma no, ma non c'è il pietrone. Ma non è giusto. E qui bisogna venirci con il trastullatore automatico, perché da soli non ce la famo. Salta? Sì. Salta, ok, ce la fa, ce la fa. Diciamo che un pochino salta, via. Io sono curioso di vedere se questo, una volta finita la miniera, esplode, rimane, si consuma. No, continua. Allora andiamo a depositare, perché sennò poi siamo pieni, non la cacciamo. Anche da andare a prendere il rame. Allora, mentre te aspetti, tanto lasciate acceso l'elettricità qua, mentre te aspetti che vado a prendere il rame. Cos'è questo? Bauxite no, calcare no. Come fai il ferro? Vai, dice qualcosa. C'è da vedere questi quanto durano, perché mo queste già credo che ne ha tirati già 200 su, di ferro. 200 unità. Sono un po' tantine. Allora, guarda, è lassù. Allora, mi spiace ragazzi che lagga, però vedremo se riusciamo a risolvere. Me in gioco non sta laggando. Ogni tanto dalla botticellina di lag, ma neanche più di tanto. Allora, 100. Quindi viene a fare un altro però di questi. E anzi, bisognerebbe farne. L'unico difetto che per il momento, e tutte le volte devo andare a prenderlo, non c'è un trasporto automatico, ma sicuramente ci sarà. Sta un po' sfarfallando la base. Allora, questo mai posso prendere un 143, sì. Comunque un botto di roba tirano su, pensavo. Allora lei spingiti questa a me. Mettiamo il rame, calcare non lo lavora, ferro, bauxite, ferro, oh ma dove è qua, pistacchio, sempre pistacchio, qui, consumo, tutto a posto, 4,20, no, godi. Maraglia va bene. Qui posso fare altro? Ah, un altro robottino ce lo facciamo. Ne faccio uno, anche perché la bozzite. Ah sì, ma famone due. Chi se ne frega? Prendi l'avarizia. Allora, il calcare per fare il calcestruzzo, che è quello basico, ne vuole un botto, in sega 3 ne vuole,
qua il cavo. A noi che cosa ci serviva? Cosa dovevamo fare? Non me lo ricordavamo più. Ah, dovevamo fare il costruttore. Te vedi dalla parte di qua, però. Ma sono enormi però ste robe. Il costruttore che cosa serve? Però leggiamo un attimo. Trasformo un componente in un altro componente. Quindi se io ci metto un filo d'erba diventa un filo d'acciaio. È possibile automatizzare la produzione collegando un naso trasportatore carico di componente all'ingresso. Estratto automaticamente collegando. Ah, allora questo si potrebbe mettere qua. Io lo metto qui e poi ci collego i nostri trasportatori. Giusto? Se io lo metto entrata e uscita, lo metto vicino qua, io posso? No. Ah, perché mi manca qualcosa in realtà. Mi manca... Scusa, mi fai vedere cosa manca. 3 lamiere di ferro rinforzata. Come mi chiama la lamiera rinforzata? Allora, la mira di ferro rinforzata vuole la mira di ferro e viti. Quante ne vuole? 36 di 24, 32 di 4. Spazio insufficiente nell'inventario, che palle. Allora, via ste robe. Via... Vabbè, questa mi servirebbe però. E levo. Levo un po' di queste e poi ce le riprenderemo, eh. Ok. Anche lui non è che c'è tutti i torti, però. Vai, un 3 ne vuole, eh. Quindi viti, ma sì, tutti. Allora, vai, ma sì, vai. Allora, adesso possiamo farlo il costruttore e lo metto. E lo mettiamo. Io però non vedo le distanze, vorrei vedere le distanze. Allora, da una parte entra e da una parte esce. Qual è la parte che entra e la parte che esce? Così? Posso mettere qua? Perché poi bisogna costruire il nastro, ci vuole lo spazio per il nastro. Uè! Cos'è che l'è? Per averlo messo giusto, eh? Cioè, comunque tutta roba piccolina. Adesso... Io posso scegliere cosa produrre. È regola. Io, se voglio produrre la biomassa, vuole le foglie. 150 foglie al minuto. Scusino, perché le foglie sono un attimino. Allora, questo mi basta 100. Quindi questo è spento. E basta. Tacchele. Io metto quest'altro affare enorme qua.
Ah, perché non c'è corrente, sono un genio. Ho spento tutto. Allora, ci manca qualcosa, no? Per fare il palo. Però scusate, allora, a questo punto famo la metà. Posso scendere? No, non ci capiamo. No, te mettiti qua. Per fare il palo ci vuole la spogliarellista. Se al momento non l'abbiamo, quindi ci accontentiamo di qualcos'altro. Ah, la, giustamente, la barra di ferro. La barra di ferro e ci famo il palo, perché con un dito piglio sempre 20 tasti insieme. Per il palo lo possiamo mettere tipo che non dia fastidio qua. Poi per mettere la corrente col 2, ok, e vi metto un cavo che da qui mi va da qua. E ho bisogno di un cavo. Ma che palle, raga, ma ditemelo prima, sempre dopo. Allora, il cavo vuole, dai, su. Allora, livello, ti è uno, poi no, non di gamba. Scusa, questo collega a questo, questo collega a questo. Perché no? Non è possibile collegare altri cavi a questo collegamento. E allora dove ti devo mettere, scusa? Alla base? Ma no. Ma per levare questo, ma scusa, ma questo è per collegare più cavi, no? Quindi non è possibile. Forse ne devo fare un altro. Abbiamo più pali che cavi. Direi che allora manca il rame. Mannaggia, fosse colpa tua. Manca il rame. Lo sapevo andava a mancare rame, no? Dove che... Allora il rame. Dai. Allora, questo lo mettiamo qua. Non, allora, ma allora levalo. Leva sto cavo. Due di quattro. È capito. E questo lo attacchi qua? Attacca? No. Hai capito, ma se voglio levare un cavo... Costruisci, ruota l'orogramma, attacca la linea guida. No, ma io voglio levare un cavo. Allora, questo si attacca da qualche altra parte. Ma non voglio fare un altro palo. Ma quanti pali devo fare? Basta. Lo voglio attaccare come ho attaccato questo. Scusi,
No. Non vorrei morire fulminato, però mi attacca uno. Ok, questo attaccalo qua. Non voglio fare un altro palo, che poi tanto non mi risolvi se faccio un altro palo. Non è possibile collegare altri cavi. E allora non è che devo fare un'altra fornace, no? Perché tutte le volte devo fare una fornace, allora i quali non servono a niente. Però mi devi dar modo allora di, capito, basta. Devi dal modo che solamente la discorso progetto della fonderia ordina. Che ugualmente so perché questo consumo, produzione, capacità, fogliame, pausa, ma lo possiamo spengere, però altre opzioni non ce ne sono. Voi sapete come fare? Perché il palo servirebbe per fare più collegamenti. Ok, vedete che io qua, lui mi dice già qui, mi dice 2 di 4. Non me lo dice comunque, cioè, si è visto prima, era 2 di 4. Quindi io posso fare fino a 4 collegamenti, però poi se te... A parte che io da qui, 2 di 4, potrei collegare direttamente qua e non me lo fa fare. Quindi io posso mettere un altro di questi, ma è inutile. Però almeno dovrei poter eliminare questo cavo qui e collegare questo con questo. C'è tua. E non vedo perché non me lo faccia fare. Perché anche se fosse uno, però almeno questo, cioè allora io dovrei fare un palo qui davanti con un cavo solamente e poi attaccare tutto con i pali, va bene, però questo me lo devi far levare, perché almeno la partenza così è obbligatoria. Vediamo un po', perché qui per smantellare è F. Ah, ok. Così me l'ha smantellato. Allora, se noi però facciamo a questo punto cavo, lo attacchiamo qua, ok, e poi questo lo attacchiamo qua, dovrebbe essere risolto, eh? Allora era solo capire come smantellare il cavo alla fine. È partito e questo è partito. Ok ragazzi, funziona.
che non c'è niente dentro, cosa t'agiti? La bono, ah no, c'è le foglie. Mi sta facendo la biomassa. Ok. Però se io voglio il nastro trasportatore, come lo faccio? Vediamo un po'. Se mi dice qualcosa. No. Vabbè, comunque lui sta facendo la biomassa. Adesso se io la biomassa la metto di qua. Io levo le foglie. Levati un attimo. Metto la biomassa. Addio. Ho fuso il motore. No, è ripartito. Vedete che adesso è 6 secondi, prima mi sembra era 2, per ogni unità adesso è 6. Ok. Va bene, va bene. Ne abbiamo 150 foglie. No, tagliate anche queste. Quindi usa solamente le foglie. Questa non sta a fare niente. Cosa ci abbiamo? Il ferro. Vabbè, dai. Fa tempo di ferro. Così lavori pure te. Io non so se l'inquinamento qua... Ma funzioni? No. Ah, è off. Va bene. Allora, andiamo a vedere il terzo livello a sto punto. Terzo livello ci fa fuori i nastri trasportatori, infatti, però serve 75 lamiere di ferro, 10 cavi, calcestruzzo 10, lamiera rinforzata 2. E possiamo fare i nastri trasportatori, il palo per il nastro trasportatore, fondazione, fondazione, rampa, rampa, parete. Parete, biomassa. Vabbè, i nastri fondamentalmente. Quelli che ci servono. Non mi ricordo già più cosa voleva. Va bene, lamiera. Ho letto 275, ha reso male. 75. Ok, qua. Due robottini ce l'abbiamo già. Sì. Io direi che andiamo a usare il robottino per il calcare adesso. Tanto lui fa le sue cosette. Ah, più di 175 non va. Perché si è fermato? A me è fermo. C'è ancora 150. Quante foglie c'ha? 10? Ma già fatte tutte? Pazzo. Allora, stacchete. Quando sta facendo, ha già fatte tutte. 59. Mi vorrebbe sapere i minuti complessivi, però, cioè tipo ci fosse scritto in tutto un'ora, due ore, un giorno, 10 giorni, 5 minuti. Perché non vorrei rimanere a secco, non me ne accorgo. Staccati, che tanto là non è che mi interessa farci chissà che. Allora, andiamo con il radar a prendere il calcare. 85. Ciao Mati, devo andare, buona continuazione. Ok Alessandro, grazie per la visita. Grazie mille, alla prossima. Allora, era di qua. Oppla. Questo che cos'era? Calcare. Allora, noi ci mettiamo il nostro bel robottino. No? Che robottino non ce l'hai? Vai. No, vediamo.
Minchia, sei stata trivella, aiuto! Ah no. Ok, si è ripreso. E prende? Ok. Calcare e poi l'avevamo trovato anche un altro, la, che non mi ricordo. Diossite era? Ok ragazzi. Allora, mi dispiace ragazzi che lagga un pochino, però vedrò per la prossima volta se riesco a risolvere la problematica. Allora, io però dov'è la... Ho trovato la bauxite, chissà dov'era però. E lui la bauxite al momento non me la dà, quindi l'ho trovata per caso. Perché lui ancora è presto. Però era qua in zona. Forse questo? No, qui non mi dà niente. Là? No, ma è troppo lontano. Era proprio a ridosso del coso. Ci sono cascato quasi sopra. Questo ferro, vabbè, ferro al momento ce l'abbiamo. Anche se è puro. E cos'è? Che bestie sono? Allora, boh, non lo trovo. Io mi ero portato dietro il robottino per fare anche la box hit là. Vabbè, tanto ascolta. Non abbiamo manco il progetto per utilizzarla, quindi quando la ritroveremo con il radar ce la prenderemo, non è un problema. L'importante è che lavori lui. Vedi io questi, no? Poi andiamo a vedere dove si può ritornare. Intanto prendiamo il fogliame perché vedo che di biomassa ne consuma veramente un bel po'. Però vorrei sapere dove posso per ritornare su. Legno. Cibo. Vorrei tornare su però. Se è possibile, grazie. Fiori, piante, tutto. E via tutto. Allora, chi è che se che fa. Non te l'avevo spento? Come mai questa fumaraglia? Questo casino. È spento. Allora, io vado ancora di biomassa qua perché... Ok. The power, ora arrivo. Vai tranquillo. Vai. Consumiamo biomassa per fare biomassa. Molto intelligente. Oserei dire 150 al minuto ne fa, eh? Non è poco. Zeliert, grande, come la va? Quanto tempo, davvero, eh? Come la va? Zeliert è un altro ragazzo che ogni tanto fa qualche live su Twitch. Ora purtroppo problema della scuola, però Se le fai ti vengo a vedere volentieri. Lo sai, eh? Allora, il robottino lo mettiamo da parte perché al momento non ci serve. Calcestruzzo. Ne sento dei rumori inquietanti, spero non siano animali. Ah, abbiamo anche 156 di foglie però, eh.
Allora, dovrei fare un po' di ordine, tipo la roba che non mi serve la metto qua. Poi le risorse le mettiamo qua. Calcare. Bauxite, era la bauxite infatti. Che avevo trovato. E rame. Bauxite al momento non, cioè, non sappiamo come utilizzarla. Calcare la mettiamo qui. Oh. Bene. Calcare lo mettiamo di qua. Biomassa. Va bene, va bene. Allora, mettiamoci anche queste tre foglioline. Che fine avevi fatto? No, io e Zelia ci sono. Oh. Ci sono tutti i giorni. Oh. C'è stato praticamente un, mi sembra una settimana o due che non ho fatto la live, eh? E poi ho ripreso al solito, anzi sì, no, in realtà c'è stato un, per una settimana che ho fatto la sera, poi c'è stato credo una settimana o due che non ho fatto niente, credo una settimanella, e poi ho ripreso alle 5:30 per l'orario solito. E dopo mezz'ora non è venuto nessuno, lo so Zert, purtroppo se uno non è costante, poi hai capito, se la fai una volta ogni tanto anche la gente non lo sa, quindi magari non viene anche per quello. Però comunque io vedo che, cioè anche se te vai a vedere anche quelli grandi, alla fine non ci hanno gli spettatori che dovrebbero, perché io vedo gente con 20.000 iscritti, con 20.000 follow, che ci hanno 150 persone, 200 persone, sono tanti, ma per il numero che hanno di seguitori sono pochi, dovrebbero avere molti di più secondo me. Quindi diciamo che ultimamente vedo che è un po' anche per tutte, poi quelli piccoli non ne parliamo ovviamente, perché allora va bene, biomassa sta facendo, ok, e lì è a posto. Adesso per fare il livello 3 ci serve un botto di ferro, purtroppo giusto 45 ne vuole. Allora, seleziona obiettivo. Ne vuole 75. Quindi noi ferro lavorato non ne abbiamo più. Quindi andiamo nella fonderia. Quello là avrà già finito da un mese praticamente. Andiamo nella fonderia. Tacchete. Questa fine la spingiamo, perché non ho paura di rimanere a secco. 198. No, oh, no, ancora 88 fuori. Vabbè, io le lascio di scorta, va. Non si sa mai. Due settimane piene che non ti ho visto. Sì, perché ho fatto, sì, una settimana di assenza e poi una settimana mi sembra che ho fatto la sera, su e giù. Allora, questo gioco qui è tipo Factorio, non so se lo conosci. Gioco insomma abbastanza conosciuto, però in prima persona. Factorio era dall'alto. E qui praticamente è gioco di farming puro, però con tutti questi elementi qui alla fine dovresti riuscire ad automatizzare tutto. Quindi lo scopo è quello di automatizzare tutto e te praticamente riesci a fare le cose senza dover tutte le volte star lì a far tutto come Factorio. E merita, è ancora in alfa, per essere in alfa è parecchio buono, però questo è un gioco che è su Instant Gaming, non è di Steam, costa 30 euro, secondo me 30 euro io aspetterei in cincino. Benché promette bene, perché è bello. Poi deve piacere il genere, ragazzi, siamo sempre lì, se non piace il genere che
magari uno si rompe le palle è inutile, però anche se in Factorio già lì secondo me mancava una componente di traguardo finale, perché l'ho giocato, ero arrivato a fare parecchie cose, però poi il finale qual era? Cioè, una volta che hai fatto tutto in automatico, poi secondo me anche lì mancavano componenti, diciamo, un pochino, diciamo, che racchiudesse poi il gioco una volta fatto tutto. Però questo per il momento mi piace, poi essendo in alfa, tanto di cappello, ragazzi. Allora, mi manca il cavo. Ne vuole. Poi a me lagga un pochino, se sentite anche l'audio mi lagga un pochino, ma penso che sia più per colpa mia, eh. Poi calcestruzzo e la mira rinforzata ce l'abbiamo. Calcestruzzo si faceva con il calcare. Ok, noi il calcare mo ce l'abbiamo. Dov'è? Ma sì, te levi calcare. Oh. Calcare, possiamo fare il calcestruzzo 3. Ok, mi sbaglio sempre, qua devo cliccare. Io lo farei tutto calcestruzzo, tanto no, al momento non serve per altro. E tacchete. Ecco, la base livello 3. Cosa mi dai? Oh, congratulations. Il letto, si dorme. Mazza però, oh. Ma non me l'ha caricato però. You have unlocked new buildings and blueprints which can be found in the build menu and craft page respectively. Carico, ora me l'ha caricato, ragazzi. Advice. Allora, tieni in considerazione il posizionamento di un anzitrasportatore. Questa è una specie di ufficetto. Una volta. Parlino troppi. Io lo comprerei solamente per il gabinetto. Ah. Non c'è lo sciacquone, ragazzi. Quindi la farò qua dentro. Allora va bene, livello 3, poi ci sarà, c'è un eventuale livello 4 e livello 5. Livello 4, uno slot nell'inventory, il miner MK1 che sarà lo scavatore, quello diciamo professionale, non quello portatile. E poi il deposito stoccaggio. E poi abbiamo il livello 5 che ci dà un inventory slot, anche quello, generatore biomassa. Che potrebbe essere utile. Ascensore spaziale, ma noi siamo sullo spazio, no? Poi rivelatore di oggetti e radiofaro. E poi questo, diciamo, è il livello 0. Vedete qua, poi c'è il livello 1, livello 2, livello 3, livello 4, livello 5, livello 6, livello 7. Però non credo che tutti siano sbloccabili ancora. Quindi siamo in alfa, quindi un gioco completo non ce l'avete, eh. Sapete, eh? Cioè, mettetelo in conto. Allora, va bene, fatto questo, cosa abbiamo sbloccato? Il niente. Bene, mi fa piacere. Logistica, i nastri, i trasportatori. Fondazione, rampa e pareti. Quindi, se io faccio il nastro, mi basta fare il palo. O devo fare anche la fondazione? Tipo, per esempio, io voglio far entrare, ma io non so queste cose dei nastri come funziona in realtà, perché se io faccio 4, va bene. Faccio il coso. E mettilo qua, bravo.
Bravo. Ok, era un po' indeciso, l'ha messo. Allora, grazie per il follow. Allora, 84, grazie. Allora, io questo lo posso... Poi non so in realtà... Che fa? La curva? Allora, se io ti faccio arrivare qua, per esempio... Ecco, e di qua, ti faccio arrivare... Ma secondo me non è così, ragazzi, no. Fa una cavolata. Spazio occupato. Ma così mi caschi in terra. Tact. No. Ecco, per... Se me lo dai così, me lo devi dare. No, è fantasma. Questo pezzo è fantasma. Se io faccio una roba così, con tanto di spoligono. Ah, ma questo è il tapiro lana, allora posso fare. Posso aprire una palestra quasi. Allora. Ma all'incontrario, non deve uscire, deve entrarci la roba. All'incontrario, non ci credo. Scusa, eh. Ma all'incontrario, ma io non volevo farla così, cazzarola. Poi come la butto giù? No, è qualcosa che non torna. Scusa. No, non è per cattiveria. E va bene, è all'incontrario, va bene, abbiamo capito, però fammi vedere se funziona. No, c'è qualcosa che non torna, non era... Ok. Va bene, allora, e questa però va demolita adesso, perché... Quindi ci vuole qualcosa che butti fuori, però. Prendi trivella. Ma scusa, ma anche se all'incontrare, no? Se io ci appoggio... una roba, la roba deve... Ma perché sempre qui sopra? No, non ci siamo. Allora, posso invertire il... niente. Allora, nastro, fondazione. Allora, fornisce una base piatto su cui costruire le strutture della fabbrica. Ah, ho capito, quindi questa è un'altra cosa ancora. Allora, io direi che la possiamo anche distruggere, perché mi sa che è venuto un pelino male. Ci ridà un po' di risorse, non credo tutte. È cascato qualcosa? Io volevo fare in modo tale che la trivella... La trivella. Ma perché mi compare roba? Roba buttasse fuori la pietra andasse qua dentro e io non devo fare più avanti e indietro. Non era malvagio come idea. A parte vabbè, lui. No, vabbè, ma a parte che questo sta facendo una roba che non è il suo. Dovrebbe andare qua la pietra. Ho sbagliato anche. Cioè, ho sbagliato a mettere il tapiro lana che all'incontrario, ho sbagliato macchinario. Va bene, diciamo che ci siamo, eh. Siamo proprio dei professionisti. Quindi dovrei fare un tapiro lana lungo 27.000 metri. Però poi non funziona lo stesso. Allora. Vieni. Via, no, questo no, eh. Perché lui comunque fa solo la biomassa. Andiamo un po' a vedere. No, in realtà no. Perché ci potrei mettere anche gli altri materiali.
tipo la miera di ferro, ci metto il lingotto, quindi potrei far uscire il lingotto da qua a questo punto. Però dov'è l'entrata e dov'è l'uscita? Io vorrei sapere. Me lo dovete dire perché non me lo rinunciate. Allora, vediamo un po'. Qual era? Officina. Qui qual era? La fonderia no. È la fonderia? Ma no. Non me la fa neanche vedere. Sì, è la fonderia, perfetto. Allora, quella entrata è quella di là dove c'è il cosino e l'uscita. Quindi io dovrei fare un nastro che da qui. Da qui faccio così, e poi faccio una curva. Ma c'è questo che gli rompe, mannaggia. Deve fare una curva bruttissima, non ce la farà mai. Ma che. E qui sarà l'entrata, mi auguro, o è l'uscita. Che cacchio ne so. Non c'è scritto in e out. Non voglio, ci devo mettere. Io penso che qua. Andiamo a vedere anche questo. Allora. Costruttore. Ah, vedi? E mo me lo dice, ecco, anche questo l'ho messo all'incontrario perché qui c'è l'uscita e di là c'è l'entrata. Quindi dovrei fare un giro. Ma cioè, devo rimettere tutto, ragazzi. Perché io pensavo di mettere il tapirulan qua, dico tac, mi arriva la roccia, va dentro e l'avevo ragionato così, invece no. Troppo facile. Allora. Poi non c'è, cioè, a vedere se funziona tutto questo. Ma io posso mettere come mi pare. Ma ti metto qua. Però vedete qua mi fa striscina. Tipo come dire. Vedi? Che qua me la. Ascolta, io provo a metterla così, se ti va bene, ti va bene, se non ti va bene, che cacchiarò, non c'ho manco lo spazio, perché qua deve fare la curva, e qui dovrebbe arrivare qua giù. La via larga, facciamo l'autostrada qua, altro che. E qui ci vuole uno forse un po' così, no? Occhio, come famo a fare cose a occhio? Non verrà mai questa roba. Allora, attacca addirittura, non l'avrei mai detto. No, 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 no. Attacchere. E poi qua ce ne manca un altro. Che casino. Allora qua ce ne manca un altro, che faccio? Poi scenderà? Vedo abbastanza drastica. Allora, poi
poi sicuramente alla rovescia anche a sto giro, vedi qua, non gliela fa, perché sicuramente scendi troppo rapido. Allora dobbiamo mettercene un altro. Se io ti metto questo qua, tipo un po' così, le piante, no, gli dà fastidio la discesa. Perché proprio nel punto più ignorante l'ho messo io? Più brutto non si poteva. E allora ce la prende la più stretta, fare tipo una robetta così, poi allargarsi qui e stringere qua. Tacci. Allora, risfondiamo tutto. La fa curva più stretta. Ma per fortuna che si adatta molto bene a quello che voglio fare io. Quindi ce la fa la curva molto stretta. Tipo così. Poi che ne so, tipo così. Poi tipo una roba tipo così. E già non ci passo io, non è un buon segno. E poi una roba tipo così. Mamma mia, era bruttissimo. Allora, tacchete, curva gomito. E qua, ma che cosa ti dà noia, mortacci tua? Spazio occupato da chi? Mi sa che gli dà noia la macchina, mi sa. Ha fatto leggermente, vedi qua me lo fa. Mi dà noia la macchina. Con pazienza. L'elefante fece qualcosa di molto brutto alla mosca. Però poi qua naturalmente non me lo fa, che c'è sto cazzo di scalino, no? Allora, così ce la fai. E poi facciamo così. Che te devo dire? Cosa te devo dire? No. Hai bisogno di lamiera di ferro. Che casino. Ma l'ho messo proprio nel punto peggiore. Quello potevo, bastava anche lo mettessi un pelino più in qua e c'entravo, no? Ma per il punto peggiore sono a cercare. E poi deve entrare anche qua dentro, naturalmente. Allora, mi manca lastre, lamiera di ferro. Lamiera di ferro. E mi manca il lingotto. Che poi qua è ancora acceso, cosa stiamo facendo? Niente. Su. Allora, lamiera di ferro. Vai! Girati però. Che fai? Ma è mio scivolo acquatico questo. No, perché da me lo fai la rovescia? Scusa.
legge, continua il senso. Cos'è che c'è? Ha una forma non valida. Ah, ma io lo posso anche... Aspetta. Posso anche farlo in maniera diversa. Allora, F... Rimaniamo. Perché li posso mettere anche dopo? Potrei anche fare così. Allora. Sempre da questo lato. E lì li posso mettere anche dopo. Fai così, buono, non ti incavolare. Poi vi posso fare così, giusto, e qui ti collego. Vuoi, è andato, tanto che il verso sia giusto. Ma il verso è sbagliato. Ma no, ma qui ma... Aspetta, io intanto collego. Allora, collegati sono collegati. Qui è un verso e di qua un altro. Vabbè. Allora, intanto collegarla è molto figo però, eh. Montagne russe. Allora, tanto avrò già finito tutta la biomassa questo. Allora, io voglio, qui sta facendo robe, io voglio che queste robe mi vadano in automatico, voglio che escano da qua, però il run è alla rovescia, ti pareva. Posso cambiare la direzione del pedalante? No, cavo elettrico non mi interessa. Vorrei cambiare la direzione del nastro. Posso? No. Posso fare niente? No. Quindi per forza ce l'abbiamo fatta. Il problema è che... Poi c'è da vedere se in realtà li butta fuori, eh. Perché potrebbe darsi che in realtà lui li butta fuori da quest'altro lato. Bisogna capire. Io vorrei che la materia prima andasse col tepirulan qua dentro e lui li trasformasse, e poi da qui si possono anche far uscire, però anche questo è all'incontrario fondamentalmente, e questo dovrebbe essere girato all'opposto, questo dovrebbe essere girato pure, questo da qui entra qui e esce di qua, sarebbe tutto molto più semplice. La Piroan all'incontrario a parte, però sarebbe tutto molto così, cioè va tutto un giro assurdo. Però se uno non lo sa, no, ora, se uno non lo sa, parte da Piranha ad incontrare, se uno non lo sa come mettere la posizione, è ovvio che poi venga un macello, no? Ora che uno lo sa, se li riposiziona, praticamente dovrebbero uscire di qui. Sì, levami sta roba in mano. Qui c'è un accento, ora io voglio provare una cosa, se io metto... Tapirolan così esce, eccoli, e però di qua escono, quindi l'ho fatta all'incontrario anche dalla parte sbagliata. tutto quello che si poteva fare all'incontrario l'ho fatto, però io adesso sono curioso un po', se io ti butto di qua. Spazio occupato. Da chi? Mi sa che non si può, è veramente dall'altro lato, ragazzi. Che palle. E quindi io ce l'ho a fare tutto il lavoro così.
per farla andare dalla parte di là e poi uscirà dalla parte di qua. Quindi questo va tutto eliminato. Ma ho capito come funziona, però alla fine è tutto all'incontrario sto cavolo di lavoro. Meno male che mi ridà un po' di risorse, non so se me le ridà tutte, non credo, però quanto mi dai? Mi è brutto uguale come il lavoro, però almeno viene. Allora, se io faccio così adesso, questi vanno qua, fammi un po' vedere se passano. Comunque era più facile di quanto facessi io. Loro entrano e poi gli devo dare il comando con le lastre di ferro, o mi ci fai le lamiere di ferro per esempio, cioè con il ferro basico mi ci fai le lastre, lui le riceve, adesso le sputa fuori e non so dove mandarle io, però non le mando, rimando qui. Dove le mando? Vabbè, loro escono, tricchete, e dove le mando? Vale, non ci vorrebbe qualcosa per... Posso fare un baule, qualcosa? No, sembrerebbe di no. Quindi al momento... Ma scusa, se questi sono fermi, perché questi viaggiano? Cosa? Si sta mettendo da parte. E quindi noi questi adesso non li dobbiamo fare più. Per esempio, andiamo qua, track. Prende, cioè si potrebbe prendere anche direttamente qua a questo punto. Però poi ci sarà un magazzino, io credo. Ci sarà un magazzino dove si possa immagazzinare sta roba qui automaticamente. Guarda, è un po' un giro del cavolo, perché bastava girare questo e girare questo. Ora io non li vorrei rifare, perché se no li riposizioniamo pure. Perché tanto abbiamo capito come funziona. Allora, dai, se si stringa un attimino. Sì, ma io li vorrei prendere da qua, lo faccio prima. Quanti ce ne sono? 6. Ok. Quindi io dovrei rifar questo, girarlo, e rifar questo e girarlo. Fa una cosa fatta bene. Poi c'è da vedere questo, dove farlo finire, però. Fonderia. Allora. Levo la fonderia. Quindi io me la rifaccio. La fonderia. E praticamente il materiale, però... Se io il materiale, cioè dovrei mettere così a regola, il materiale però lo devo sempre mettere automaticamente. Se io non lo volessi mettere automaticamente, cioè se io lo devo mettere manualmente, se io lo volessi mettere automaticamente il materiale, allora te ti metto, però ti dovrei mettere in linea, infatti vabbè va girato anche quello. Allora, ti metto qua. Ok. Di qui esce la roba. Poi questo va girato, pure questo.
Ok. Meno male ci dà risorse. Poi prendiamo, no aspetta, prendiamo la roba dentro che sennò pure me la perda. Ok. Poi. Perché ridandoti il materiale è molto più libero. Cioè puoi fare le cose più volte. Era il costruttore. Il costruttore. Non sbaglio così, no? Che di qua entra la roba e di là esce. Però l'unica cosa è che io al momento non riesco a vedere se sono in linea quando costruisco, perché la costruzione copre, ecco, non riesco a capire bene, sono in linea, non sono in linea, non si capisce. Io provo a metterlo qua. E poi qua dovrei fare tacchere e tacchere. Se l'ho azzeccato. Abbiamo anche un po' di illuminazione. Ok, torce. Quindi poi va collegato. Questo è collegato a questo, questo è collegato a questo. Manca un cavo. E il cavo come si faceva? Con questo non mi ricordo più. A questo si faceva il palo. A quel 2. Tacchete. Quindi è tutto collegato. Ok. Sì, non ho sbagliato le entrate e le uscite, dovrebbe essere così. Poi qua c'è l'uscita sua, giusto? E qui non so, bisognerebbe metterci qualcosa. Non lo so nemmeno io. La cosa migliore è se il tapirulan arrivasse tipo qua, con la roba fatta, te sei qui, ti giri, tacre, ti prendi la roba e sei a posto. Però secondo me poi andrà a finire che farai un magazzino, andrai in magazzino già tutto fatto e non ti devi più prendere la roba, fondamentalmente. Poi fatemi vedere un attimo, il livello 4 voleva la mira in ferro 100, 75 barre di ferro, 25-20 di calze struzzo, mi viene da di struzzo, e 20 di cavo. Quindi, e possiamo fare il deposito, eccolo vedi, il deposito stoccaggio. Praticamente poi uno collega, penso al tapirulan, direttamente il deposito stoccaggio e poi trova tutto nel deposito e non fa più tutte queste robe manualmente. Il succo del discorso dovrebbe essere questo, la regola. Però io ho perso un botto di materiale o mi sbaglio? Che non mi quadro. Ok, lui fa tutta questa roba qua e lui sì, e il mio minerale di ferro dov'è finito in tutto questo? Scusate, ma ne avevo un botto, l'ho usato e non me ne sono accorto. Questo no, questo no. Andiamo a pigliare, però mi sembrava che avevo 100 unità da qualche parte, a meno che non mi sia cascato. Vabbè, diventerò un materiale anch'io da costruzione, no, non posso. Mi volevo immolare nella causa, niente. Questo lo leviamo, quindi era con la F, ok. Ok, basta. 100. Io non so quanto scava, perché in realtà mi sembra già tirato su
un 400 di roba, eh. Mi sembra già tantino. Presso una trivella automatica di primo livello. Allora, mettiamo questa 100. Se non ho sbagliato dovrebbe uscire. Oh, e fin qui ci siamo. E se non ho sbagliato neanche qui dovrebbe, per esempio, farmi le lastre di lamiere. Va bene, io ci sono già, però entrano, mi fa le lamiere e qua dovrebbe uscire lamiere. Se ho sbagliato si fermano. Si fermano, ho sbagliato, scusi. Provo un attimo. Dove me le esce lei? Le lamiere. Non me le esce. Ah no, perché non c'è l'energia. No power. Perché? No power? Non, ah, perché non è legato, ha ragione. Vadi? Cavo? Vabbè, adesso c'è il cavo, eh. Ci siamo? Oh, non ho sbagliato, meno male. E poi qua metteremo il magazzino a questo punto e farà tutto da solo. Poi se noi vogliamo, per esempio, le barre di ferro te le fa, se vogliamo il filo te le fa, però bisogna metterci il rame, il cavo, la biomassa, tutto quello che si faceva manualmente adesso funziona. E quindi fa automatico. Io penso che se noi ne mettiamo anche un altro di fornace e un altro di costruttori, magari uno lo dedichiamo solamente al ferro e uno lo dedichiamo solamente al rame, che potrebbe pure far così, tipo uno fa le lamiere e la barra, l'altro fa il filo, il cavo e le viti, che cos'era? E viti, lamiera, ferro, viti e l'altro filo e cavo. Poi uno ne può fare anche un terzo che fa biomassa oppure solamente calcestruzzo. Poi magari secondo me non serve perché siamo ancora all'inizio, quindi magari forne troppe, però le risorse ci sono fondamentalmente, perché questo sta tirando su un botto. Però lui va avanti e se le mette qua, quindi se non le raccattiamo lui comunque le immagazzina. Ok, ce ne servono un bel po', 100 era. Finalmente abbiamo capito. Voleva livello 5, voleva 4, ne voleva 100 più 75 di barre, quindi vediamo un po' se le abbiamo anche un po' qua. No, sì, la mia lanfera è già 63, quindi ma dove le ho messe? Ma perché mi sbaglio tutte le volte? Invece di mettermele nell'inventario le metto nel magazzino. Tacci sua, dov'è? Dai. 89. Ok. Comunque animali, a parte all'inizio che ti vengono a dar noia, poi se stai nel tuo, vedo che attacchi al momento non ce ne sono, attacchi diretti alla base. 96 e poi voleva le barre di ferro, quindi noi gli diamo un altro comando, ne fa 30 al minuto, quindi una ogni 2 secondi, mi sembra un po' di più di 2 secondi però, 100, ok, noi diciamo basta, come glielo dico, e dico fammi le barre di ferro, tacchete. Adesso lui mi passa dalle lastre, vediamo un po' le barre, belline, poi si vedono anche, sono anche carine da vedere.
Facciamo così, saccheri, con pazienza. E ce ne servivano 75. Ne abbiamo 21. Poi volendo, mentre se noi abbiamo fretta, mentre lui le fa di lì, noi le possiamo fare anche di qua, nulla ci vieta. Se abbiamo, se abbiamo il lingotto di ferro che non abbiamo, ce le facciamo anche di qua, così fa anche prima. Abbiamo lingotto? No. Allora io intanto faccio così. Seleziono un obiettivo, queste gliele metto. Tacchete. Poi vuole il cavo, che ne abbiamo uno solo. Il cavo voleva il rame. Vabbè, le faccio a mano, eh. Vedi, anche a mano è veloce comunque, non è che sia lento, eh. Però il gioco è questo, lo scopo del gioco è questo. 16 di 20. Ok. Io comunque una cosa che inserirei su questo gioco. Sta giocando. Sto gioco è solo coop o anche PvP. Ma penso che sia solo coop. Nemesis. Che poi c'è anche vero la componente coop anche. Quindi si può giocare fino a credo 3-4 giocatori insieme. E credo che però la base comunque sia una sola. Credo condivisa. Non credo che l'inventario sia condiviso, però la base che sa più è condivisa. Allora ci manca il rame, un po' di rame. Certo, lui quante ne ha fatte? Dai. 75, 20, vedi, poi ci tiene l'obiettivo in alto, ci tiene l'obiettivo fisso, quindi sappiamo precisamente, e questo è ottimo, così evitiamo di fare avanti e indietro. Infatti no, 51 e me ne manca un po'. Allora, dove è il cavo? Dove l'ho già messo? Sì, il calcestruzzo lo mettiamo. Ci manca 4 cavi di rame e una ventina, 25 di ferro. Quindici al minuto, questo ne fa molto molto più lentamente. Però noi possiamo volendo anche accelerare le cose facendole, diciamo, anche di là manualmente, in modo tale che, oppure possiamo fare più forni in contemporanea. 51, va bene, più una ventina. Finito il ferro, mi sa. Non arriva più niente. Lui continua? Lui tira su un botto di roba, ragazzi. Avrà tirato su forse 500-600 unità di roba. Boh, non so al limite di quant'è, ma sarà 1000. Bello, continua. Io sto facendo fare le macchine per vedere anche i tempi delle macchine. Credo che manualmente facciamo forse più veloce, che è strano. Dovrebbe essere in contrario. Però è anche figo vedere la macchina che gira. L'unica cosa che aggiungerei, secondo me, è mancava anche un fattore, perché se voi levate il discorso in prima visuale, che vabbè, è sicuramente meglio, poi graficamente è eccezionale secondo me sto gioco. E già lì, secondo me, però una cosa che mancava anche su Factorio, alla base mancavano, diciamo, più che altro, è vero che mancano anche qui gli attacchi alla base, perché su Factorio se te stavi nella tua base e stavi nel tuo, nessuno ti attaccava, poi se li andavi a cercare poi ti attaccavano, ti inseguivano, ti attaccavano, quello che volevi, ma se te stavi nel tuo
grossi fastidi, almeno quando giocavo io non ce l'ho mai avuto, perché anche qua se te stai nel tuo, una volta che io ho eliminato qua, ce n'erano due, li ho eliminati, basta, non mi ha dato più noia a nessuno. Secondo me questo va un po' modificato, perché io ci vorrei mettere anche un elemento, secondo me sarebbe carino metterci un elemento survival, non sarebbe male. Allora vabbè, tutti mi basta, perché la produzione, ok, è carina, però ci vuole anche l'elemento basico che ti spinge a produrre velocemente un qualcosa per difenderti da un qualcos'altro. Se no io qua ci posso mettere anche 10 anni per fare una roba, tanto chi mi corre appresso, e perde un po' di stimolo il gioco, secondo me. Allora io qua direi basta, basta, lingotto di rame, io però ce li ho già, se glieli butto così, parte il rame, e adesso a lui farà gli ultimi. A questo punto l'avrà finiti anche, penso, e adesso a lui gli dico fammi il capo direttamente. Questo magari può essere buono, perché prima per fare il cavo devi fare il filo di rame, poi il cavo, e invece qua mi sembra che ti levi un passaggio. Ah no, invece no, è un cavolo. Io devo fare prima il filo anche qua, e poi dal filo devo fare il cavo. Allora non mi leva. Allora ne servirebbe un altro. Un altro che da qui si potrebbe pure fare un altro di questi, che da qua in automatico, se io per esempio facessi un altro costruttore, ok, se me lo fa fare, cosa mi manca? La mela di ferro rinforzata? Ma sì, ma ci voleva il ferro rinforzato già? Allora andiamola a fare là. Ferro rinforzato voleva le viti, e le viti voleva i tubi. Noi i tubi qui li abbiamo già messi? Sì, ok, quindi quelli sono d'avanzo. Allora ne voleva due. Quante, due o tre? Tre, se ti pare. Dai, che ci manca? La lamiera. Allora qua abbiamo, gli abbiamo dato, tanto qui se si fa, si sta facendo un po' di casino. Questa che cos'è? Questa è già la lamiera. Minerale di ferro, è più lento in realtà che a forza da solo. Qui cosa sta a fare? Che combini? Ah, ma c'è anche proprio l'immaginino, no? Che spettacolo della lavorazione interna. Allora piglia. Secondo me ci vorrebbe anche qua un magazzino dove passa all'interno, poi io, a seconda di quello che voglio fare con questa, mi seleziona. Nel senso, se io qua, questa deve essere basico per ferro e rame, e questo dovrebbe essere, cioè qui ci metto un magazzino, mi immagazzina sia il ferro che il rame, e poi a seconda di quello che ho bisogno lui passa dal ferro al rame. Ok, è spento. Lui sta lavorando, ma in realtà non c'ha niente da lavorare. No, sta andando avanti. Praticamente lui l'immagazzina, anche se non c'ha più spazio qua. Però
direi che forse potrebbero anche bastare, 144 potrebbero essere sufficienti. Allora famo la lamiera, che te manca? Vai. Adesso se ne faccio un altro, non so se conviene farne un altro, ho un'idea. Se ne faccio un altro, non me lo dà. Cavo, hai bisogno di cavo, ma il cavo, tacci tua, è il cavo, vabbè, allora facciamo così. Vabbè, io lo prendo da qua dentro, faccio prima, eh. Allora, intanto il cavo mi ci voleva anche per quell'altro, solo io lo volevo far fare a lui. Va bene, allora cavo. Via, facciamo 20 cavi, sì. Allora facciamo l'upgrade intanto. Uffede. Allora. Congratulations. Sì. Ti saluto. You have unlocked hub feature additional biomass generator. New buildings which can be found in the build menu. Ha cambiato nulla? Note. Nope. Cambiato nulla. Hub upgrade, molecular analysis. Ensure full mastery of skills and equipment. I have been asked to not interfere with this last objective. Good luck. Allora, adesso noi possiamo fare il miner MK1, che sarà sicuramente più potente di quello lì basico. Poi possiamo fare. Basta. Il deposito stoccaggio. Quindi io qua farei un altro costruttore, se l'idea funziona, non lo so. Il proprio appiccicato quasi. È in linea. Sì. Ok, poi faccio. Tapiro là. Tacchere. Che palle, materiali insufficienti. Buono, buono. La mia era. Adesso lui andando qua dentro, io gli devo dare anche un po' di cavo, però se gliela fa, mi sa tanto di no. Ce la fa un altro palo, 2 di 4, sì, ce la fa. E io qua gli posso dire, ad esempio qui esce il rame e gli posso dire fammi il cavo. Quindi qua gli dico fammi le bobine di rame, per esempio, le tac me le fa, e qui esce il rame semplice, basico. Ora cosa c'è qua? Ferro no, il rame, biomassa no, biomassa no, il rame che non ho, vabbè, comunque fate conto che qui c'è il rame, che esce il rame felicemente. Va qui, qui diciamo fammi il filo di rame, e qui dal filo di rame gli dico fammi il cavo, ed ecco che esce il cavo. Quindi anche così può funzionare. Fammi un po' vedere qua cosa fa vedere. Ma qui fa vedere sempre come se fosse materiale random di ferro. Ok, io qua mi prendo
Poi qui, adesso qua non c'è più spazio, qui si può fare, dov'è? Lo stoccaggio, che sarà enorme. Anche qui c'è un'entrata e un'uscita, quindi anche lo stoccaggio può andare a finire poi con un altro tapirulan ancora. Guarda, io non so se lo posso fare, guarda, gli dà fastidio. In realtà lo stoccaggio andrebbe fatto vicino alla base, non lontano. Allora vabbè, manca l'astra. Perché? Che succede? Ha una forma non valida. Ma che palle, ma dai, ma è lì, ce l'ha lì. Perché c'è questo che gli dà fastidio, l'ho fatto troppo. L'ho fatto troppo di lato. Allora, vediamo un po'. La F, distruggiamo. E poi ce l'andiamo a rifare. E lo facciamo magari più là. E non riesco a vedere però. Ecco, ma ha dato il segnalino che no, che poteva andare bene. Quindi io qui penso che gli vada bene. Quindi faccio così e lo unisco. E adesso il cavo va direttamente qua. Poi qui io non so, vedete? È in magazzino. Solamente che bisognerebbe fare tutto, che mi sto allontanando dalla base. In realtà questo sarebbe bene averlo vicino alla base, non lontano. Però vabbè, tanto qua ti devi ampliare per forza, quindi poi non so la base principale quanto sia importante, perché se qua alla fine ci sono tutti i materiali te ne freghi. Però vedete. E comunque ne possiamo fare un'altra fila con un altro magazzino, tipo qua ci mettiamo tutta la roba di rame, un'altra fila dove ci va tutta la roba di ferro, un'altra fila dove ci va, che ne so, altri componenti. Però è già utile. Io per esempio prendo il ferro, vado all'inizio di tutta sta fila, ti dico mi fai ferro basico, lui mi fa il lingottino, stand by, vai, poi a te mi fai il la lamiera, giusto? E poi dalla lamiera filo, basta, filo finito, l'era del filo è finita. Mi fai, per dire, la barra, c'è bisogno, no, però la barra vuole il lingotto, quindi mi puoi fare le viti, no, nemmeno, no. Allora, per questo vuole il lingotto basico, quindi noi qua gli possiamo dire ci fai, invece che questo ci fai il lingotto delle barre, questi li leviamo qua. Ci fai a questo punto le viti,
giusto? E li dovrebbe prendere però. Perché non li prende? Però questi non li prende, come mai? Ah, perché c'è un tacce sua, non riesce, ce n'è rimasto uno. Allora facciamo così. Ah, sono riuscito a buggare anche. Ma non ci credo, ma sei riuscito a buggarlo. Allora, c'è la lamiera. Prendiamo la lamiera. Cioè, è rimasta la lamiera qua dentro. Ho bloccato la linea, ma non ci credo. Prendila e portala via. Cos'è? La lamiera, bravo. Allora, buttala fuori. No, non me la fa prendere. È successo l'inguappo. Praticamente è rimasta la lamiera qui, non la vede e non passa il resto del materiale. Oddio, sono riuscito a buggare il gioco. Ah, praticamente va ricostruita a secondo. Almeno che... No, collegata è collegata, questo non ha bisogno di essere collegato. Ok, sono arrivate anche le viti comunque. Niente. Prova a riattivarlo. Niente, c'è almeno visivamente ce n'è una, poi non so se la cosa è reale oppure sono. Però dato che non entrano i cosi, non entrano le barre di ferro. No, no. Aspetta. Cos'è? E dai con questo. Ma no, questi dammeli a me. Provo conto che non ti ho detto niente. Guarda, neanche questo prende. Due, vuol dire che ce n'è due, no? E neanche quest'altro prende. Uno. Però quest'uno, e qua ce n'è due di questi, non me li prende. Mi vuole il lingotto. Se io ti metto il lingotto, prova a mettergli i pari magari, ma mi manca, no. Aspetta. 4. Vediamo se li leva tutti. Oh, no, è 2 però rimangono. Niente, non riesce. Non so se questa combinazione si possa fare in realtà, perché avendolo praticamente buggato, mi sa che questa cosa del doppio non si possa fare. O almeno c'è questa problematica, però se gli sviluppatori o non l'hanno considerato, la devono ancora sistemare. Però il ragionamento era abbastanza conseguenziale, nel senso che se io metto, per dire, il lingotto di ferro per fare i tubi, poi dai tubi voglio fare per esempio le viti, è ovvio che devo fare questa manovra qua. Non c'è altra soluzione, almeno che non faccio un'altra linea, ma fa un'altra linea per fare due viti, piuttosto la faccio a mano, cioè. Non lo so. Comunque ragazzi, va bene, poi vedremo. Mi dispiace che il gioco abbia un pochino laggato, ragazzi, però ho visto che, diciamo, ha laggato un po' all'inizio, però ho visto che comunque qualche laghettino lo dava sempre, ma un pelino meno. Però comunque lo voglio riportare almeno un pochino avanti, lo voglio riportare, poi tanto non è
completo come gioco, quindi penso che non abbiamo nemmeno tutti, diciamo, gli upgrade della base. Non so fino a che livello hanno, però non penso siano tantissimi. Credo che forse questi tre ci saranno, o quattro. Oh, ragazzi, un gioco che a me di base piace, perché mi piacque anche Factorio, quindi non vedo perché questo non mi debba piacere. E una cosa è che la game mi laghecchia un po', anche se sentite bene l'audio della musica del gioco, lagga un po' pure quella. E comunque vedremo, può darsi che poi magari sistemeranno anche un pochino anche questo. E quindi niente, ragazzi, io vi ringrazio per la compagnia, ci vediamo domani alle 5:30 sempre su Twitch. Vi ricordo che poi l'indomani andrà anche la live, andrà anche su YouTube alle 2, quindi domani vedrete su YouTube postata la live di oggi, e poi faremo anche più avanti, faremo anche le live in contemporanea, vediamo un po'. E poi niente, ragazzi, domani cosa portiamo? Molto probabilmente Football Manager, che lo volevo portare oggi, però gli sviluppatori mi hanno gentilmente donato per questo gioco qua, e quindi l'ho portato subito. E però domani Football Manager, e poi voglio iniziare anche la carriera di FIFA. Devo fare sempre alcuni test perché ho avuto qualche problemino anche con FIFA, però voglio fare la carriera anche su FIFA, sarebbe molto carina. E quindi niente, ragazzi, poi abbiamo anche Slime Rancher, molto carino, che anche quello è un gioco dell'Epic Game, gratuito fino al 27, quindi chi lo vuole scaricare è gratis, ragazzi. A me piace parecchio quel gioco, l'avevo già adocchiato, però poi non l'avevo mai comprato, e fortunatamente, credo che abbia tipo 3 anni quel gioco lì, fortunatamente l'ho trovato gratuito. E quindi, ragazzi, ho postato anche il link su Discord, quindi potete anche, comunque basta andare su Epic Game e lo vedete che cosa vuol dire. Quindi niente, ragazzi, vi ringrazio, ci vediamo domani alle 5:30, ciao a tutti.